Nella contea del Kent, in Inghilterra, c'è un tesoro sotterraneo chiamato Shell Grotto a Margate. Si tratta di un passaggio sotterraneo decorato da circa 4 milioni e mezzo di conchiglie, che compongono un intricato mosaico. Questa magnifica opera d'arte è stata scoperta per caso nel 1800 ed è tuttora avvolta nel mistero. Questo perché nessuno sa chi l'ha costruita e perché. Gli esperti non riescono nemmeno a capire il modo in cui sia stata costruita, perché per farlo bisognerebbe estrarre campioni dalle pareti, rovinando l'opera. La sostanza contenuta sotto alle conchiglie, come rivelano delle analisi, è un mix a base di pesce. Alcuni credono che queste mura siano state progettate da una sorta di civiltà antica evoluta. Altri hanno descritto la grotta delle conchiglie di Margate come opera di architettura egiziana, romana, indiana o fenicia. Un'altra possibile spiegazione è che questo capolavoro fosse un progetto personale di un eccentrico aristocratico vittoriano. Il Colosseo all'epoca era grande quasi il doppio di oggi. Tuttavia non era come lo vediamo oggi. Nel corso dei secoli ha perso pezzi. Ma come? Diamo un'occhiata alla sua storia per scoprire come mai i suoi pezzi si sono sparsi per la città. La costruzione del Colosseo iniziò nel 70 d.C., sotto l'imperatore Vespasiano. Sin dalla sua inaugurazione è stato sede di molte attività e spettacoli di potenti gladiatori e una vasta gamma di animali esotici. Il Colosseo ebbe un declino dal 217 d.C. a causa di un incendio che interessò i parapetti superiori e gran parte dei suoi interni. Ci volle un secolo intero per riparare i danni, ma comunque il Colosseo non recuperò mai la sua forma originaria. Il declino continuò quando un terremoto colpì l'Italia meridionale nel 443 d.C., che danneggiò gran parte dell'anello esterno del Colosseo. Dopo il sacco di Roma, avvenuto nel 472 d.C., i locali si trovarono in difficoltà, motivo per cui molti vendettero i pezzi calcarei dell'antico Colosseo. Il colpo più devastante fu un terremoto successivo, quello del 1349. Fu allora che il lato sud dell'edificio crollò completamente e il Colosseo iniziò a somigliare di più all'edificio che possiamo ammirare ancora oggi nella capitale. Tuttavia, i pezzi di pietra estratti dal Colosseo furono usati per ricostruire altri famosi monumenti di Roma. Quindi, in realtà, la parete mancante del Colosseo è solo in giro per la città. Dei veri e propri sforzi per preservare il Colosseo sono iniziati attorno al XVII secolo in poi, cosa che ha permesso al Colosseo di entrare a far parte delle sette meraviglie del mondo nel XXI secolo. Il Colosseo potrebbe essere l'anfiteatro più celebre, ma non è certo l'unico ad essere degno di nota. Ad esempio, c'è l'anfiteatro di Elgem, che risale al 238 d.C. circa. Si trova nella piccola città tunisina di Elgem. Se ti intendi di storia, forse sai che a Elgem c'è una delle rovine romane in pietra meglio conservate al mondo, alta circa 30 metri e con una capacità di circa 35.000 persone. La nostra lista di siti antichi non sarebbe completa se non menzionassimo, ovviamente, la gloriosa città di Pompei, in Italia. Pompei è stata ricoperta da un massiccio strato di cenere vulcanica con l'eruzione del Vesuvio. Fortunatamente per noi, però, ciò che finì sotto a quello strato di cenere si è conservato bene ed è stato studiato sin dalla scoperta dei resti nel 1800. In origine a Pompei abitava la tribù degli Osci e successivamente, durante l'impero romano, fu trasformata in colonia. A Pompei ci sono le ville, i bagni, i negozi e persino gli edifici residenziali meglio conservati. I turisti in visita possono passeggiare tra le strade lastricate e godere di opere d'arte come sculture, mosaici e dipinti murali. Chi visita il Perù di solito ha come meta Machu Picchu, ma lascia che ti sveli un piccolo segreto. Machu Picchu non è così antica perché si stima sia stata costruita nel XV secolo d.C. Se stai cercando qualcosa di un po' più antico, sempre in Perù, puoi visitare le rovine di Caral, una delle aree urbane più antiche dell'America meridionale. In quest'area non sono mai stati scoperti segni di brutalità, per cui gli archeologi suggeriscono che in questo posto vivesse una società pacifica. Questa società era basata sul commercio e i cittadini si svagavano con la musica, e lo sappiamo perché una delle scoperte più significative di questo sito è stata una sorprendente collezione di strumenti musicali,
che comprendeva 37 corni fatti di ossa di animali, come cervi e lama. Inoltre sono stati ritrovati altri 33 flauti, che si stima risalgano al 2170 a.C. Le rovine dell'antica città di Pella si trovano in Giordania e risalgono a oltre 6.000 anni fa. Sono anche un ottimo esempio di società avanzate sparite ormai da tempo, perché vi sono antichi teatri, terme romane e una fontana. Ciò che rende questo luogo ancora più importante è il fatto che gli archeologi ritengono che sia stato popolato fin dall'età della pietra. Il teatro antico di Fourvière è un gioiello segreto nascosto nella città francese di Lione. Gli archeologi ritengono sia stato costruito oltre 2000 anni fa. Questo teatro offre una splendida vista sulla città. Con una capienza di 10.000 persone, questo antico teatro ospita il famoso Nuits de Fourvière, un festival musicale. In epoca greca e romana era chiamata Eleopolis, ovvero la città del sole, e ad oggi Baalbek presenta un complesso di templi che ospita due delle più grandi rovine di templi romani, il Tempio di Bacco e quello di Giove. Se vuoi visitarla dovrai recarti in Libano orientale, dove si trovano questi meravigliosi templi, conservatisi fino a oggi. Sappiamo che risalgono a circa il II o III secolo d.C. Le grotte di Ellora, in India, risalgono più o meno al 600 d.C. e si estendono per più di 2 chilometri. Si trovano nello stato del Maharashtra, dove puoi visitare una rara serie di 34 templi finemente scolpiti nel fianco della montagna. Sono pieni di opere d'arte delicate, come dipinti e sculture. La culla dell'umanità ospita la più antica testimonianza della storia della nostra specie. Si trova vicino a Johannesburg, in Sudafrica, e vi si trovano alcuni tra i fossili di ominidi più antichi mai scoperti. Qui puoi trovare circa il 40% dei fossili di antenati umani del mondo. Un fossile interessante è quello di un Australopithecus africanus, chiamato Signora Ples, che si stima sia vissuto circa 2,5 milioni di anni fa. Piccola curiosità, qui puoi anche organizzare un matrimonio, se vuoi. Un altro complesso di templi che risale al X secolo è Koh Ker, localizzato nelle giungle della Cambogia. Il viaggio per raggiungere questo antico sito non è facile e la maggior parte dei turisti preferisce utilizzare i tuk-tuk per arrivarci. Il monumento più importante di Koh Ker si chiama Prasat Om. Solo un numero limitato di turisti può salire sulla scalinata per evitare l'esposizione agli elementi dannosi. Se non soffri di vertigini, ti consiglio di salire perché il panorama lassù ne vale veramente la pena. Vedrai una quarantina di iscrizioni che risalgono al 932. Molti monumenti del complesso non sono aperti ai visitatori, perché sono ancora nascosti nella foresta e la zona non è sicura. È difficile immaginare che questo sito fosse la sede del più grande centro commerciale del mondo nel III secolo. Tuttavia, poiché le rovine di Volubilis sono tra le meglio conservate al mondo, possono ancora restituirci un quadro piuttosto accurato. Con la sua maestosa Camera dei Comuni e l'Arco di Trionfo di Caracalla, Volubilis era la città più lontana dell'Impero Romano e un luogo chiave per il regno di Mauretania. Sarebbe stata in condizioni ancora migliori se non fosse stato per un terremoto avvenuto nel XVIII secolo. Se vuoi dare un'occhiata, la trovi nella regione marocchina di Fes-Meknès.